Seconda parte del nostro telegiornale, Bentrovati la cronaca. Un marocchino è stato sorpreso mentre vendeva sostanza stupefacente a due giovani di 19 e 26 anni, provenienti da Rosolini. Arrestato dalla polizia di Vittorio un marocchino di 28 anni, Ahmed Mouak, ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, l'extracomunitario è stato sorpreso in via Coria nei pressi di piazza Manin mentre vendeva la droga a due giovani di 19 e 26 anni venuti appositamente da Rosolini per acquistare la sostanza. Il marocchino, con una sfilza di precedenti penali ed arresti nel siracusano, alla vista degli agenti ha tentato di gettare dal finestrino della macchina due involucri contenenti rispettivamente 2-5 grammi di eroina. I due italiani che hanno dichiarato di fare uso personale di eroina sono stati segnalati alla prefettura di Siracusa. Al proprietario e conducente dell'auto è stata ritirata la patente di guida mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo. A Vittoria continua l'attività di lotta allo spaccio da parte dei carabinieri. Arrestato ieri un cittadino marocchino trovato in possesso di marijuana. Arrestato per spaccio un cittadino marocchino a Vittoria. Si tratta di Adad Ibrahim, 31enne in Italia senza fissa dimora, celibe e nulla facente pregiudicato. Nella giornata di ieri, nel corso di un mirato servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri lo hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di hashish per un peso complessivo di 8,2 grammi circa, la somma contante di 192 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione della locale autorità giudiziaria. Riprende così l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della compagnia. Dei Carabinieri di Vittoria, che dall'inizio dell'anno 2012 ha portato all'arresto di 27 persone e al sequestro di quantitativi di sostanza stupefacente che vanno da pochi grammi fino ai 6,200 grammi di marijuana trovati in possesso lo scorso 25 febbraio a Mario Caruso, nella città di Ragusa. E a proposito di contrasto allo spaccio, a Modica la polizia ha arrestato Giorgio Assenza. Il giovane è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish. Lotta allo spaccio a Modica. Gli agenti del commissariato hanno arrestato il 24enne modicano Giorgio Assenza per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Domenica scorsa, durante una perquisizione personale presso l'abitazione del giovane, con l'ausilio delle unità cinofile, il fiuto del pastore tedesco Alan ha consentito il rinvenimento di circa 7 grammi di hashish ben all'interno delle casse di uno stereo. Oltre alla sostanza stupefacente le indagini hanno consentito di accertare che Assenza, trovato in compagnia di un altro giovane assuntore, aveva somministrato a quest'ultimo per via endovenosa del metadone. Assenza è comparso davanti al GIP del Tribunale di Modica per l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Modica Alta. Al termine il magistrato, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto alla convalida dell'arresto, rigettando però la misura cautelare. Il giovane è stato dunque rimesso in libertà. L'impiego dei cani antidroga già nella giornata di sabato aveva consentito di individuare all'interno di un'abitazione in usa un tunisino residente a Modica una quantità di hashish gelata all'interno di un pacchetto di sigarette, vero civilmente detenuta per uso personale. Anche questo rinvenimento è stato oggetto di segnalazione alla Prefettura di Ragusa nei confronti dell'extracomunitario. Numerose sono state le perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di pregiudicati gravitanti nell'ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti residente nel territorio di Modica. Un modicano di 73 anni è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale maggiore di Modica dopo essere caduto dal tetto di una struttura di sua proprietà dove era salito per eseguire alcune riparazioni, tra cui la sistemazione di alcune lastre di Eternit che il maltempo di domenica aveva danneggiato. L'uomo è adesso ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ci occupiamo adesso di infrastrutture. L'ANAS ha approvato il progetto che riguarda il tratto Rosolini-Modica dell'autostrada che collegherà Siracusa a Gela. Novità importanti per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela. Il progetto per la realizzazione della tratta Rosolini-Modica è stato approvato in linea tecnica dall'Anas. Adesso, dopo il decreto firmato dal presidente dell'Anas Giucci, il progetto sarà restituito al Consorzio Autostradale Siciliano e quest'ultimo potrà bandire la gara di appalto per la realizzazione dell'arteria autostradale. Dopo la conferma del finanziamento da parte dell'Unione Europea, l'avvenuta approvazione da parte dell'Anas del progetto per la realizzazione della tratta fino a Modica dell'autostrada rappresenta sicuramente un passo decisivo per l'avvio dei lavori. La tratta Rosolini Modica assume anche un valore altamente simbolico perché una parte per circa 12 km segnerà la prima presenza autostradale in provincia di Ragusa. Ragusa è stata scelta come sede dell'ottavo convegno nazionale di speleologia in cavità artificiali. L'importante appuntamento si terrà da venerdì 7 a domenica 9 settembre al teatro Donna Fugata a Ibla. Quattro le sessioni del convegno. Inoltre sarà allestita una sessione espositiva, mentre intervallate nell'arco dei tre giorni si terranno delle visite guidate presso importanti strutture e ipogee locali. Inoltre, un'escursione nelle singolari miniere di aspetto. Asfalto di contrada streppenosa concluderà domenica 9 settembre la manifestazione. Ultimi giorni di vacanza, fra poco più di una settimana infatti si tornerà a scuola. Un rientro amaro per le famiglie che quest'anno si troveranno a spendere 100 euro in più per l'acquisto di libri e del corredo scolastico e servizio. Inizio d'anno scolastico amaro e non solo per gli studenti che devono dire addio alle vacanze, al mare e al divertimento, a piangere saranno soprattutto le famiglie che quest'anno dovranno sborsare 100 euro in più rispetto al 2011 per l'acquisto dei libri del corredo scolastico per una spesa per alunno di oltre 900 euro. Una nuova mazzata, soprattutto per colpa dei testi scolastici. Si calcola infatti che la spesa sarà in media di circa 80 euro superiore a quella dell'anno scorso. Il Codacons dà alcuni semplici consigli per contrastare il caro libri. Innanzitutto acquistare se possibile libri usati, ma attenzione a controllare che siano della giusta edizione in perfetto stato. Cercare di acquistare il libro online, con un po' di pazienza si può risparmiare qualche euro. Rivolgersi ai grandi magazzini e cercare delle offerte. Soprattutto per quanto riguarda quaderni, penne, zaini e diari. Non comprare prodotti griffati ed evitare ogni spreco controllando il corredo scolastico dell'anno precedente. Piccoli stratagemmi che richiedono tempo e pazienza, ma il vostro portafoglio vi ringrazierà. Ed è tutto per questa edizione, non mi resta che ricordarvi il nostro sito all'indirizzo FreeTVONLINE1.it e la nostra pagina Facebook FreeTV Comiso. Grazie, a domani!